Non hanno un limite, allora io capisco, c'hai la macchina che fa rumore, gang gang, bam bam bam, togli, va anche chi ha la Supra, fai bang, ci sta, ma te lo giuro, ci sono questi qui che si mettono, sì, 15 minuti, uno si è messo un quarto d'ora senza togliere il piede dal gas, oh, poi ma hanno prego. La faccia che la vedi, che hanno aspettato un mese per quel momento, hanno l'ego pienissimo, questo orgoglio di aver speso 40.000 euro su una 500 Abarth, e sono lì, questa faccia sì. E dicono sì, guardate, sì, bravi, fatemi video, guardate come ho utilizzato 2 anni di stipendio per questo, sì. Breve e doverosa introduzione su ciò che state per vedere. Ci troviamo a Modena durante la Motor Valley Fest 2024. Motor One ci ha chiamato e ci ha piazzato dentro uno stelvio veloce bellissimo a fare il nostro fantastico lavoro. E con i nostri bei microfoni e le nostre telecamere abbiamo ripreso un sacco di interviste a tutti gli ospiti che erano presenti all'evento di Motor One durante la Motor Valley Fest. 2 giorni da fuoco nei quali abbiamo intervistato tutti, gli ospiti hanno interagito tra di loro e abbiamo ripreso tutto e tutti. Come potete vedere dal minutaggio, alcune interviste non sono venute poi così lunghe, altre invece sì, perché gli ospiti se la sono godute, ci abbiamo chiacchierato molto. Questo perché volevamo che anche gli ospiti si godessero l'evento. Detto ciò, vi lasciamo al prodotto di quelli che sono stati 2 giorni da fuoco e ringraziamo ancora Motor One per la fantastica opportunità che ci ha dato. Buona visione. È buono, ti piace? Sono anche fredde? È buono? Sì, 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 sono Madonna, freddo. Mi seguo, bastardo, un pakistano. Ti faccio un bocchino, chiunque tu sia. Che l'ha sentito, è male il nostro fonico. Comunque la figa piace a molti, ma il cazzo piace a tutti. Okay. Non credo fosse così. Ha confermato, è vero. Conferma. Fa le 2 regolazioni proprio. E dopo questa tizia bomba, benvenuti a una nuova puntata del Pissone. Siamo Podcast. Qui di nuovo, il Carmagnato è qui con noi. Troppe volte in un anno, non sì, so mai roba. Beh, allora, in realtà sono emozionatissimo perché oltre alla mucilagine di stronzate che stavamo dicendo adesso, che è bellissima, io sono molto curioso di sapere com'è andato, perché noi ci siamo esattamente fermati con la prima intervista, sì, che uscirà prima di questa. Ok. Grazie a Dio. Prima che voi faceste tutti i programmi in giro per il mondo. È vero. Cioè, se li avevate annunciati tutti e poi dopo siete andati a fare. Quindi com'è andata? Ma tutto regolare, abbiamo fatto il pre e il post. È tutto regolare. Esatto. Il primo è per annunciarvelo e adesso parliamo di esatto. Esatto. È stato uno schifo. Mamma mia. Che filo conduttore bellissimo. Facciamo io show dei record, sì, tu Mark Marquez. Allora, show dei record. Okay. Mark Marquez. Cena da Mark Marquez. Abbiamo spoilerato fortissimo. Allora, show dei record. Okay. Avevamo parlato che dovevamo andare, ci hanno contattato. Già riscotti un patatone. Esatto, un patatone l'abbiamo abbracciato. No, in realtà no. Allora, siamo arrivati. Situazione dopo Tusique Valles un po' gestibile. Cioè, okay, siamo riusciti un po' più a contenere le emozioni, anche se però quando ti metti lì microfonino, parli, fai, sai che devi entrare molto figo, bellissimo. Mm-hmm. E roba un po' atipica perché la panda più bassa del mondo, sì, è veramente una cosa particolare e non sapevamo ancora se il Guinness sarebbe stato ottenuto perché ti fanno nasare qualcosa, tu gli mandi il video del test dei 100 metri perché non potevamo farlo in studio, l'abbiamo fatto prima, però non sai fino in fondo. O da fuori non lo dico, sembra molto più preparato invece. Sì? No, allora, sono molto nuova. Organizzati. No, preparato nel senso che aspettiamo che voi sappiate il risultato. Ah, ok, allora lo nasavamo. Perché comunque un po', un minimo te lo fanno capire perché ti dicono magari non è la macchina più bassa del mondo, ma è la scocca di auto più bassa del mondo funzionante. Guidabile da dentro, cioè te lo cuciscono un po' intorno. Esatto, però esperienza incredibile. Cucciano, non cuciscono. Io pensavo fosse corretta. Sì, io ero tranquillissimo. Sempre corretto. Quindi dopo ci è andato l'attestato, siamo riusciti a dare il macchinino a Jerry Scotti, che è poi il modellino che uscirà, si potrà comprare. No, l'ho già visto nelle storie, esatto, che qualcuno l'ha spoilerato. Esatto, infatti il management ci ha cazziato perché non dovevamo spoilerarlo per adesso. Ed è andata molto bene e adesso non ho il video perché io ho filmato tutta la situazione della registrazione, che è durata circa 13 minuti, il totale. Ma la cosa veramente divertente è che
era fatto a scaglioni, cioè se si dovevano fermare un istante si fermavano e poi si ricominciava, non era tutto buono la prima perché non è in diretta. E praticamente abbiamo fatto questo e si è fermato tutto, la regia ci aveva detto di dare la macchinina a Gerry Scotti e Gerry Scotti se l'aspettava, dovevamo dargliela alla fine perché per brand non brand doveva saperlo la regia se gliela davamo meno. Alla fine io non sapevo cosa fare perché la panda stava andando via, Gerry Scotti stava salutando, io non sapevo più quando dargliela e praticamente fermano tutto, io non sapevo più che cazzo fare perché avevano stoppato tutto e Gerry Scotti, che lo sapeva, fa testuali parole, ve lo posso giurare su mia madre, fa proprio: ma la macchinina, bastardi carogne. Sì, sì, ce l'abbiamo, c'è proprio uno spezzone di fuori onda. Però molto simpatico. Oddio, 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 oddio. Bastardi carogne. Mi avete ricordato tantissimo lo Zodi 105 che usa la sua voce per fare gli scherzi telefonici con i bot. Solo che non era lui. Era lui, bastardi era, però era dal vivo ed era reale, non era intelligenza artificiale. Bellissimo, bellissimo. No, incredibile. Bellissimo, incredibile. Però esperienza bellissima, come sempre la TV ti forma un sacco sotto tantissimi punti di vista. È stata una cosa incredibile, bello. E invece? In Spagna? Spagna è stato diverso perché era la prima volta che facevamo una diretta. Okay. Quindi nella nostra vita non abbiamo mai fatto una diretta e anche cambia niente. Realmente sei lì ed uguale perché quando sei però fuori diretta non spiegato, spiegato nella puoi prima intervista bravo. Che è già uscita. Hai quel click mentale del cazzo se sbaglio. Sbagliato. Cioè, non è sbagliato. In più un'altra roba che ci siamo accorti lì è che tu fai le prove ma la diretta dipende da quello che è successo prima. Nel nostro caso noi avevamo 7-8 minuti, ma un minuto si era mangiato da tutto il resto della trasmissione prima. Tanto un minuto è niente in un'ora di trasmissione. Quindi molte cose che avevamo provate non sono successe. Quindi avevamo già una direzione di cose da fare che non è stata seguita. Sei in diretta, poi ti parlano in un'altra lingua. Quindi banalmente è vero che tu hai la traduttrice, ma tu mi dici una frase e tu sei frizzato 5 secondi che aspetti che te la traducano. Quindi è la stessa cosa che ho visto Matthew ieri. Madonna ragazzi, ti avete fatto una storia ieri, mi sono piegato in quattro. C'era Matthew con la telecamera di suo programma tedesco davanti, ma tipo una spanna dal naso, che era così. E il cameraman gli parlava e ho detto vabbè, la storia finirà con lui che risponde: figa, 10 secondi di storia con lui così. Non ci ho fatto neanche caso. Non ci ho fatto caso. Ma ve lo giuro, andatela a vedere nell'archivio, sono morto. Non ci ho fatto caso, l'ho pubblicata a caso. Quindi hai, diciamo, questa roba che si aggiunge, la traduzione, poi a un certo punto la traduttrice nelle prove gli hanno chiesto da quanto tempo facciamo e lei tipo ha tradotto come l'avete fatto, cioè proprio sbagliata anche la traduzione. Quindi, quindi è una gran figura di me. Capito, uno ti chiede pomodori, tu gli rispondi patate, c'è una roba che... Vabbè, però a parte questo è un'esperienza incredibile. Prima perché abbiamo conosciuto Marc Márquez, pilota di fama mondiale incredibile, quindi capito, cioè sei lì un po' e dici cazzo, deve guidare il nostro scooter, sicuro si ammazza perché quello è stagione finita, mondiale buttato, ce l'hanno nei contratti, ci siamo andati molto bisogna vicini, stare attenti. Sì. No davvero, sei andato molto vicino. Essendo così lungo, non piega, cioè è una roba curva strana, un po' come gli autobus che tipo vanno lunghi e poi chiudono tutti. È terrificante. E quindi loro sono arrivati praticamente contro un muro. Bravissimo. Sì. Poi uno frena e uno da gas. Quindi non si capisce, cioè non è che si trovano molto. No, vabbè, lasciamo stare. Comunque sono sopravvissuti. E alla fine è stata una bella esperienza, anche perché c'è il viaggio a Madrid. Eravamo lì con il nostro manager. Insomma, no. Una bella roba, però c'erano dei punti ancora più difficili del normale. Perché c'era anche il discorso della lingua. Poi anche le persone che ti spiegano non parlano italiano. Quindi insomma tutto un arbino un po'. Sì, tra l'altro poi quella roba lunghissima l'avete dovuta far passare in spazi angusti, perché tipo quando ho visto il video che è partito tipo da dietro le quinte, esatto, sì, era sta roba lunghissima in mezzo a scatoloni, robe, nel backstage esatto, nel backstage, esatto, non mi veniva parola, mamma mia, assurdo terribile, però terribile. È stato molto bello. Sì, il fatto che non ti arrivava la domanda subito, cioè ti arrivava subito ma la domanda in spagnolo agli occhi degli altri era immediata e tu rimanevi 5 secondi di gap, quello era ridicolo. Ma questa roba della panda più bassa del mondo sta durando tantissimo. Sì. Ed è bellissima sta cosa. Siamo anche un po' in ritardo col modellino. Sì? Non lo so, in realtà sta funzionando bene. Beh, è appena venuta la TV tedesca a trovare, no? Sì. Sì. Però l'hype vero bisognava lanciarlo, secondo me, 5-6 mesi fa, non lo so. Funzionerà bene perché è una roba che ormai è diventata quasi iconica, cioè talmente famosa che è rimasta nel tempo, che ormai però sì, speriamo che il modellino funzioni. Non abbiamo grossissime aspettative, però è carino, è simpatico, di metallo, no, pesa, è bellissimo, l'ha fatto da Dio.
E stiamo a trovare i festi invece? Vi piace? Molto bello. Bellissimo. Perché io sono felicissimo che vi abbiano coinvolto e comunque anche proprio YouTube Italia Motori, sì, esatto. Perché è da un po' che a Modena non si vede una cosa del genere e siamo felicissimi. Sì, è molto figo. Poi se i raduni non sono come i soliti, sgasate, bang, grazie, casse. Mamma mia, grazie. Tu sei uno di quelli io che... Io ammazzo tutti. Non devo commentare sta roba perché non ci invitano più i raduni, sennò. Cioè, allora, a pagamento veniamo, però... ogni bang sono 30 euro. No, però io lo capisco benissimo. L'ultimo raduno che ho fatto mi è venuto mal di testa. No, ma poi non hanno un limite. Allora, io capisco, c'hai la macchina che fa rumore, gang, gang, bam, 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 togli. Va anche chi ha la Supra, fai bang, ci sta. Ma te lo giuro, ci sono questi qui che si mettono sì, 15 minuti. Uno si è messo un quarto d'ora senza togliere il piede dal gas. Oh, poi ma hanno prego. La faccia che la vedi, che hanno aspettato un mese per quel momento. Hanno l'ego pienissimo, questo orgoglio di aver speso 40.000 euro su una 500 Abarth e sono lì con questa faccia, sì, e dicono sì, guardate, sì, bravi, fatemi video, guardate come ho utilizzato 2 anni di stipendio per questo, sì, guardatemi, sì, ma regà, io impazzisco. Vabbè, noi usiamo tutto il nostro stipendio per fare delle auto, esatto, che neanche fanno rumore, quindi beh, però posso dire, fate dei progetti bellissimi. Io ribadisco che siete un mix tra Top Gear e mi sfugge il nome adesso, dai, lo conosci benissimo, dai, quello che fa tipo la retromarcia tantissimo forte e poi mette la prima, che fa tutte le prove con le auto, che distrugge le auto, è russo. Winston Diesel? No, quello americano. Non Garage 54, no. Oh, l'abbiamo detto, te lo giuro, nella scorsa puntata. Master Milo. È olandese. Esatto. È olandese? Che dovevamo andare da lui, l'abbiamo sentito per mail. No. Dovevamo andare a provare 2 mezzi da lui. Sì. Pensa che roba, in Olanda lui. Sembrava tedesco. Perché è molto simile il tedesco all'olandese. E non ci andate? Non ci riuscendo, è un casino. Secondo me vuole dei soldi e... Io ribadisco questa cosa, che loro sono stati gentilissimi, che ci hanno sempre risposto, sempre. Sì, sempre coinvolto. Capito? Umiltà. Esatto, cioè gentilissimi. Siamo dei coglioni, non valiamo niente. No, no, sì, ma bisogna sempre stare coi piedi per terra. Che poi in realtà tutti quelli a cui noi non rispondiamo, o io spero, gli altri non rispondono, è perché ogni volta che apri, cioè io adesso apro le richieste, ci sono 100 messaggi, chiudo, riapro, ce ne sono altri 100, sì. E 99 sono di testi di cazzo che scrivono cose inutili. Quindi è anche un problema per noi, perché vabbè, chi ha la spunta blu è facile, perché tu scorri le richieste, la spunta blu la becchi, ti salta per, e lo salta l'occhio. Ma gli altri, magari, capito, voi vi chiamate Pistone Podcast, c'è podcast, lo capisci, ma un altro che ci scrive per una collaborazione si chiama Giuseppe Flavi, cioè, che cazzo ne sai tu che quello lì non è uno dei 1000 che ti manda? Adesso hanno copiato la panda bassa. Mm-hmm. 50 persone. Io l'ho visto, era tipo quella macchina grigia, era, non mi ricordo che ho macchina fosse, una grigia, una gialla. Ne hanno fatte? Ne hanno fatte tante. Io ne ho vista solo una. Tutti i giorni ci scrivono centinaia di persone. L'avete vista? Ma secondo te non l'abbiamo vista? Tutti ce lo scrivono. Però bravi che almeno ce lo dicono. L'importante non sono, cioè, i messaggi peggiori, secondo me, sono gente che non capisce che comunque non tanto chi siamo e cosa facciamo. Però se mi scrivi, ragazzino di 12 anni, io avrei un'idea per voi in testa, dovete mettere il motore di un jet a reazione sotto un Hummer, edizione limitata, poi andate in centro a Modena, vi scontrate contro il comune di e poi scappate dai carabinieri e morite sparati, cioè te le sparano, ok, sei 300.000 euro più un buon avvocato, capiamo. Cioè non so cosa dire. Ci sono anche quelli che hanno la macchina e ti scrivono: ciao, io ho un appunto, vorrei montargli lo scarico, la centralina, sti cazzi, ammazzi qua. Me la fate voi e ci fate un video, così io non pago e voi ci fate sopra il video. Se vuoi un pochino... Certo, io ho la barba bianca, le renne, faccio poco, ho capito. Porco Dio. Non so. Il condimento finale e virgola veneta, bellissimo. Però posso capire la frustrazione perché a noi ogni tanto ci scrivono e chiedendo consigli sulle modifiche dell'auto. Ora, a me va bene, ne sappiamo qualcosa, però, Cristo di Dio, vai da un meccanico, cioè ho paura anche di sbagliare. Bravissimo, cioè, infatti a tutti quelli che invece che dicono fateci un video voi, ci scrivono come si fa? Non è che ho lo scibile di tutte le auto, di tutti i pezzi, di tutte le modifiche. Anche perché poi se sbaglio mi usano il culo come portombrelli. Bravo, quindi, cioè, non bravo, ho capito. Scorreggi e fa. Ma poi... ma poi obiettivamente abbiamo mai dimostrato di essere dei
tuner. Dovrei vista la punta modificata. Ma cioè, puoi chiederci come saldare al meglio, ma non so cosa dirti, se metterli l'intercooler o la centralina. L'altro giorno mi ha scritto un ragazzo gentilissimo, ci scrive anche spesso, e fa: vorrei modificare la mia macchina che ha un motore aspirato. Quali sono le modifiche da fare a un motore aspirato? Ora, io avevo guardato la centralina modificata per la mia Punto Evo. Sapete quanti cavalli aggiunge? 2.5. 6. Ok. La centralina aggiuntiva. E ho guardato e ho detto: fra, cazzo ne so, cioè, se lo faccio io. È un po' limitante. Sì, esatto, sì. Quindi sono poi quelle cose lì che puoi cercare sui forum, tra l'altro. Tra l'altro, bravo, Google ti risponde con i forum. Perché sono, se lo chiedi a me, poi io vado su Google. Sì, ma è gente, esatto, non è che lo so. È meglio di uno youtuber. Sì, ma è gente che ci vuole una risposta e quindi trovano. Ma li capisco, è che dovrebbero capire che, cioè, su 300.000 persone che ci seguono, 100.000 ci scrivono tutti i giorni. Sì, mollate, ma più che altro la mia paura più grossa è dire una stronzata, più che altro. Che poi... Beh, ragazzi, ci ha fatto un sacco piacere. Siete di Bologna, quindi al massimo vi verremo a rompere i coglioni di nuovo, perché è sempre un piacere. Ultimo aneddoto che non ho mai detto. Dai, esatto, perché se avete le storielle finali, a me piacciono sempre. Adesso, beh, che l'annuncio, poi bella. È una storia un po' strana. Dopo svaligia il Pakistan. È anche buona, attenzione, assaggio. Ma sa un po' di caramelle, non so. È molto dolce. Allora, inizialmente sei di calzini di donna usati, che non ho mai visto. Bello! Passa, passa subito allora. Passa subito, passa subito. Tra 5 minuti andiamo a stare il budget cap della Red Bull per il prossimo anno. Merda, sta proprio di piedi, mi piace un sacco. Poi subito dopo arriva quel floreale che non è male. Brava Red Bull, brava Red Bull, brava Red Bull. Allora, non in tanti lo sanno, circa, secondo me, 6-7 anni fa, okay, il mio pene era dentro al libro dei record. Ok. Era dentro al libro dello show dei record. Ma stai dicendo mondiale. Vero. 6-7 anni fa. E... Ma guarda che io c'ho casa il libro dei Guinness World. No, di che edizione? Era tipo del 2007-2008. Allora, cioè, il mio pene era dentro al libro, e finché non è arrivato il bibliotecario che mi ha detto: tu metti il libro via. Però non era una barzelletta. No, è una storia vera. È una storia vera. Allora, mi ha detto: devi rimettere il libro nello scaffale. Ve ne racconto una io che abbiamo imparato da una nostra amica. Allora, una ragazza, devi raccontarla bene come lei. Allora, una ragazza entra dentro un sexy shop e dice: voglio 3 vibratori di 3 colori diversi. Va dal commesso, che la porta davanti a una parete, fa: scelga pure, ok. Prendo quello blu, quello giallo e quello rosso. Allora il commesso la guarda e fa: allora, per quello blu e quello giallo va benissimo. Poi, signora, per l'estintore adesso vediamo. Devo chiedere se ha servizio di sicurezza, esatto. Si può portare via. Tutto bene? Ancora rido io quando racconto delle stronzate loro. Poi merda, le barzellette io non so raccontarle, ma se rimani serio e le dici nel modo giusto. Signora, se è per l'estintore, però devo chiedere. Ma bisogna essere bravissimi. Anch'io faccio schifo. No, guarda. Ragazzi, vi ringraziamo tantissimo. Grazie e speriamo di ribeccarci. Butti in prima che. Tanto si già sporca. È un attimo. Sì, esatto, che te intanto hai ciabinato. Viva Pistone Podcast. Seguiteli. Iscrivetevi. E viva i piedi.